Nostalgia delle vacanze? Nessun problema, ci pensiamo noi. Dall'8 all'11 novembre ti portiamo in Finlandia, alla scoperta della terra di Babbo Natale, oppure, se sei più da weekend mangereccio, dal 12 al 14, durante la pausa per le nazionali, andiamo nelle Langhe a fare il pieno di degustazioni, prodotti tipici e paesaggi mozzafiato. Per info e prenotazioni visita i siti www.sbsviaggi.it/radiorossonera o www.sbsviaggi.it/weekend oppure chiamalo 02 82 77 06 35. A Diserramenti, a Cornaredo in via Galileo Galilei 1-5, offre soluzioni per infissi, persiane, zanzariere e tende da sole. Rivolgiti ai nostri tecnici per trovare la soluzione adatta a te. A Diserramenti, il dettaglio che dura nel tempo. Per informazioni www.adiserramenti.it o chiama allo 02 93 62 634. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Matur. Cazzo guardi, altra trasmissione. Perché fare pubblicità su Radio Rossonera? Perché è conveniente e arriva un pubblico molto specifico. Perché non siamo solo una radio e più di 500.000 di persone ci ascolta o ci guarda ogni mese. Perché al posto della solita pubblicità possiamo fare interviste, citazioni e contenuti personalizzati sulle tue esigenze. Perché siamo distribuiti su tutti i canali, da YouTube a Twitch, passando per Spotify e Facebook. Perché per chiedere il tuo preventivo ti basta mandare un'mail a marketing@radiorossonera.it. Dai, non è difficile. Raggiungi il tuo obiettivo con noi. Martedì 5 ottobre, bentornati su Radio Rossonera a tutti, a quelli che sanno fischiare e a quelli anche che non sanno fischiare, in particolare Emanuele Frigerio. Tu sai fischiare, Ema? Ah, bello carico, bello carico. Oggi sarà una puntata storica, ragazzi, non tanto perché avremo tra poco in collegamento Simone Ruggiati, dico alla regia che mi stava chiamando la sua manager, per cui richiamatela. Dicevo, non sarà una puntata speciale tanto per quello, ma perché per la prima volta nella storia di Lunch Press, ormai quanto sarà Ema Lunch Press? Più di un annetto. Un anno e qualcosa. Io sono arrivato che era già iniziato. Abbiamo iniziato io e te. Allora era il 31 agosto. Quindi 31 agosto dello scorso anno, sì. Chiaramente, puntata storica, ma perché per la prima volta nella storia di Lunch Press il titolo è azzeccato. Il titolo sarà anche quello di cui parleremo nella puntata, il che non è scontato, ragazzi, se, sapendo appunto che siamo su Lunch Press. Qui già iniziano a spingere per Vlahovic, perché la notizia è che Vlahovic non rinnoverà con la Fiorentina. Però partiamo dalla Nations League, non tanto per i fischi di Donnarumma, perché tu domani darai il via alla Nations League, Ema. Sì, sono orgoglioso e soddisfatto di questa cosa. Domani e giovedì avrò la possibilità di commentare in audiodescrizione le due partite di Nations League. Domani a Milano Italia-Spagna, giovedì invece a Torino Belgio-Francia. Quindi è una grande opportunità, soprattutto è un grande onore e onere, soprattutto perché comunque è sempre una cosa di grande responsabilità. E a proposito, tra l'altro, di italiani, giocatori convocati in nazionale, c'è Davide Calabria, che Davidino. È stato convocato al posto di Tolai nazionale, per cui qua sotto, appena schiacciate la tendina... Un anno di cazzate, esatto, come esatto, pranzo, appena schiacciate la tendina qua sotto, la solita con la freccetta dove c'è il titolo, trovate il podcast che è uscito oggi sull'analisi della partita di Davide Calabria, che ha numeri veramente incredibili, soprattutto per quanto riguarda palloni giocati, sia fase difensiva che offensiva, e veramente sono dati molto curiosi, vi invito poi ad ascoltare appena finisce la puntata, quindi questo è quanto, la mia comunicazione di servizio l'ho fatta. Un anno di falsa informazione, ci dicono, sì, il grande e irreprensibile Donnarumma non sapevo facesse ancora il portiere. La dichiarazione di ieri, ma l'avrei letta sicuramente, insomma ha detto: io sono molto legato al Milan, resterò sempre tifoso del Milan. Spero che San Siro non mi fischi. Secondo te è stata una dichiarazione un po' paracula? Perché lo devi dire? È un invito, cioè no, dice fischiami, cioè spero che non mi fischiate, fischiami, cioè come quando... ma si sta preparando la strada per andare alla Juve, perché
Quello che mi colpisce è le dichiarazioni dell'altro giorno dopo la partita in Champions, dice sono rimasto, insomma, ho sofferto dal trattamento che mi hanno riservato sui social, eccetera. Yeah. Ieri dice questa roba proprio come invito a farsi fischiare, anch'io l'ho letta così, Ema. Cioè, si sta preparando la strada dal punto di vista proprio della... del contesto, della comunicazione, di tutto per andare alla Juve? Ah, prima bisogna vedere quest'anno quanto spazio avrà il Paris Saint-Germain. Le ultime due partite l'ha giocato titolare. Poi la prossima pare già che torni in panchina. Non so, però, mancano 15 giorni, sì, può succedere un po' di tutto. Non lo so, sicuramente bisogna vedere un po' il percorso. Non mi sorprenderei se dovesse arrivare alla Juve. Cioè, a marzo praticamente era un giocatore alla Juve. Quindi... non è niente di nuovo. Tipicamente i portieri italiani tornano poi prima o poi in Italia. L'abbiamo visto con Sirigu, l'abbiamo visto eccetera. Non mi sorprenderei davvero di questo. Non mi farei il problema, nel senso che mi sottolineerei più che altro il discorso, appunto, che il signor Mike Maignan, da quando è arrivato al Milan, ha fatto cose egregie. Infatti, anche al di là delle aspettative che uno poteva avere, perché tutti lo definivano come un buon portiere con qualche pecca. In realtà doveva avere dei problemi sulle uscite alte, non li sta avendo. Doveva avere problemi in porta, non li sta avendo. E doveva avere problemi di personalità, non ne sta avendo. Cioè, obiettivamente questo portiere veramente sta facendo molto bene. E il fatto che si parli così poco di Donnarumma implica che lui sia entrato veramente non in punta di piedi, ma col caterpillar, perché veramente sta facendo molto bene. Ho detto veramente 15 volte, però ero distratto in cuffia. Come lo comprano, si chiede Sabatino, e come lo pagano, visto che hanno 210 milioni di debiti? Ma quello è il meno, ragazzi, quello è il meno, no? Abbiamo, in questi anni ne abbiamo viste di ogni, ne abbiamo viste dal punto di vista proprio delle trovate finanziarie, per poi lo pagherà il Sassuolo. Possiamo già dare l'indiscrezione sui termini dell'accordo. Pagherà il Sassuolo Paris Saint-Germain. Pagherà il Sassuolo a partire dal 2035, sì. Giusto? Sì, solo perché adesso si è discostato l'Empoli, che non è più la Juventus C, ma ha deciso di diventare un po' indipendente, altrimenti avevo pagato Sassuolo e l'Empoli. Io volevo avere Raiola e chiedergli due parole, ma vedo che in regia sono un po' presi oggi, perché volevo, insomma, anche qualcuno dice è Raiola che gli ha messo le parole in testa. No, beh, diciamo che Gigio non è che sia un maestro nel mettersi le parole in testa, o che abbia la testa, non lo so, però sicuramente ha fatto delle dichiarazioni che veramente io dico, ma ci ragioni quando le fai? Cioè, è come che quando dici, è sbagliare come... tutte le scelte, sì, da punto ma di vista comunicazione. È come se no, hai fatto un dispetto a qualcuno e gli dici, guarda, però non farmi questo. È normale che te lo fa, cioè non andare da San Siro e dire spero che non mi fischino, vuol dire fischiatemi, cavolo. Spero, ad esempio, io spero che Sabrina Salerno non venga mai ospite in questa trasmissione, ma lo possiamo, giusto? Basta dire il contrario. Non le abbiamo fatto torti a lei, perché non funziona la psicologia inversa. Però ragazzi, ve l'avevo promesso, abbiamo in collegamento il Deus Ex Machina, che non so neanche se sa cosa vuol dire, di Gigio Donnarumma, Mine Raiola. Ciao a tutti, come state? E noi bene, Mine, tu come stai? Meglio di zitto dopo che avrà giocato a San Siro, di sicuro. Quello poco ma sicuro, Mine. Ma qualcuno si dice, gliele hai messe tu in bocca le parole? No, gli ho detto stai zitto stavolta che fai più bella figura, e lui però non ha capito tanto bene, e lui ha detto spero che non mi fischiano, e gli ho detto allora stai a casa addirittura che fai prima. Ma tu sei capace di fischiare, Mine? Ma io non so come si fa, non riesco più neanche a congiungere le labbra, ormai ho mangiato troppo e mi viene difficile. Ma ti ho visto in forma in realtà, le viste ma le foto della festa di Ibra, a cui noi non siamo stati invitati, in compenso sì. È invitato, cioè, proprio cani suoi e porci. Coetanei, cani ha inventato i suoi coetanei, Moggi, Galliani, veramente cani e porci, prime querelle di oggi alle 13.09. Prime querele, cani e porci, però c'era anche Mine. Com'era il rinfresco? Com'era le tartine, Mine? Hai scelto la persona giusta per chiedere, perché è l'unico che ha mangiato, perché gli altri ho lasciato solo le briciole, e quindi no, tutte buone. Ma perché tu con tutti i soldi che hai, cioè sei tra quelli che vanno ai rinfreschi, si riempiono le tasche di pizzettine? Io faccio Bravo, io faccio scorta solo gli Scottex e metto tutto dentro, così non ungo neanche i vestiti, borsette, eccetera, eccetera. Ah, bravo, io non ho neanche questa accortezza. Bravo, Mine, si vede che, insomma... Ho provato a fare
pazienza una volta e dopo sono tornate, che era più la polvere che avevo nei pantaloni in tasca che il condimento, sì, delle pizzette. Era farina, ovviamente. Zlatan, è lì con te? Sì, ci sono, ciao. Ciao Zlatan, ciao. Senti, ci stavano chiedendo, più Emanuele di me, si stava chiedendo, però come mai a noi non ci hai neanche invitato alla tua festa, se posso? Ma se posso anch'io farti una domanda, sì, perché avrei dovuto invitarvi? Allora, credo che la sua domanda sia più appropriata della tua. Allora, è vero anche questo, però Zlatan, l'abbiamo visto, cioè hai invitato veramente cani e porci. Ma guarda, io avevo detto limite perché avevo deciso di chiamare qualcuno di più, poi è arrivato Galliani e ha detto se non esce nessuno non entra nessuno, quindi è diventato ultra competitivi, siamo a posto così. Sì, alla festa, sì, eravate ultra competitivi. Ma è diventato c'era. Il numero chiuso con Galliani. Destro c'era o è andato a chiamarlo Adriano? Ha citofonato, però non era in casa, non li avete aperto. Anche lui. Ma c'era, sì, anche Onievu, sì, alla no, festa? Onievu no, lui ha provato di venire, ma ho fatto in modo che il suo volo non partiva, no, quindi ancora okay. là. Quindi ancora né Onievu, ne... però servivano i camerieri, no, Zlatan? Beh, c'erano Cerino, Pioli, Leao che di bella presenza. Quindi possiamo dire che non c'è né Onievu. Né Giroud non c'era, chiaro. E nemmeno Lukaku. Giroud non viene. Giroud gli ho detto mi fai il regalo e poi stai a casa. Ah, però il regalo te l'ha fatto Giroud. Sì, mi ha regalato il mondiale e il Champions League. Quindi adesso Zlatan è campione d'Europa in carica, si può dire, sì. Sì, si può dire. Campione d'Europa in carica e campione del mondo 2018 ancora in carica. Duliamo, fino... è vero, ancora in carico. Duliamo dice c'era anche Montolivo che stava festeggiando i tuoi 35 anni. Sì, ma Montolivo è ancora là a aspettare che soffiamo candeline, però dai. Ah vabbè, ma diteglielo, scusa, non è bello... No, è bello vedere quando che si accorge. Ah, quando si accorge. Ma senti, oggi... pensate che Montolivo quando ha firmato il contratto per andare da Zone pensava fosse Telepiù. Telepiù, Stream. Sì. Com'è che era Stream qualcosa? Zlatan, tu sei lì a Milanello perché ricordiamo tutti, non sei in nazionale, è la verità. No. No, perché ho detto vado in nazionale se devo sistemare casa in Svezia, no? Così prendo passaggio, però... Prendi due piccioni con una fava. Sì, ci ha pensato Isaac, mio Leao di Svezia, e quindi ho detto no, sto a casa a Milanello che abbiamo adobato di Natale, no? Di Natale, ma perché è già passato il tuo compleanno, ancora quanto adesso va è pausa, adesso è pausa natalizia, no? Cioè, c'è due settimane che non si gioca... E abbiamo messo tutto cannoni sparaneve per fare atmosfera. Se oggi mandi tu inviato, ma non c'è neanche Rebic. È con Rebic che dovete fingere che è inverno. Scusa, che lui si riprende. No. Abbiamo usato Pioli e Diaz oggi. E a fare? Per fare i video natalizio. Ah, con quei maglioni con sopra le renne, eccetera. Sì, le orecchie a punta di elfo e cose così. Bello, ma potremmo fare, ma tu per Natale potresti girare un video per tutti gli ascoltatori di Radio Rossonera con il maglione di Radio Rossonera? No, con le renne. Ah, facciamo il maglione con le renne, ci pensiamo. Così Paolo se ne esce con Ema quando rinnova Kier. Vallo a chiedere a quei bastardi che stanno... No, ma la stessa domanda si potrebbe fare anche per Mister Pioli, ragazzi. Quando rinnova Mister Pioli? Se non ora, quando, mister? Sì, quando, allora, adesso no perché sono impegnato, sono vestito da elfo, non mi pare, sì, il caso, e siamo qua io e Ibrahim, sì, c'è cioè, Zlatan da Babbo Natale, io e Diaz da Elfi e stiamo facendo il video natalizio, siamo al 46esimo Chuck perché a Zlatan non va mai bene niente. Ma vi fa sedere anche sulle ginocchia? Sì, ci ha chiesto cosa vogliamo e noi dobbiamo ripetere, vogliamo che Zlatan rinnovi anche l'anno prossimo e vinca i mondiali in Qatar, questo è quello che ci ha detto di dire Zlatan. Ah, addirittura, ma il problema è vero, mister, non so se tutti sono in grado di scrivere la letterina, cioè Vico, no. L'importante è che non la scriva in inglese sceva, dopo, cioè, bene o male ci capiamo con tutti.
Super Saiyan. Cioè, pensa che Maldini e Massara mi hanno, cioè, obbligati da Zlatan, mi hanno chiesto anche che calciatori vorrei per il mercato di gennaio. Addirittura, cioè, mister sta acquistando peso all'interno dello spogliatoio. Sì, è tutto un assenetto, ovviamente. Però Zlatan sta facendo credere a tutti che, cioè, ci sta obbligando a fare finta come se fosse davvero Natale. È un po' il teatrino di Natale. Sì. C'era il panettone, c'era il pandoro. Cioè, ma di già. Fatto... È Natale, cioè, sono Zlatan, tutti i familiari a vedere il teatrino. Beh, però quest'anno ha mangiato panettone, si può dire che ha già mangiato panettone, mister, non è poco. Sì, vabbè, la soddisfazione, peccato essere secondo in classifica, se no ero anche campione d'inverno. Sì, però visto come è andata l'anno scorso, forse, forse è meglio di no. Volevo dire a Super Saiyan che chiede della stanza di bottoni di ieri sera, ragazzi, lo sapete che è andato tutto in down, Facebook, Instagram, è andato in down anche il software che utilizziamo, che dialoga con le piattaforme, per cui, per farla breve, questa sera recuperiamo stessa ora con un giorno di ritardo. Zlatan, è vero, ci sei ancora? Certo. Hai sentito di Vlahovic? Sì, ho sentito, ma finché c'è Zlatan cosa ti fai di Vlahovic? È vero, hai ragione. Vabbè, a circa 20 tra l'altro, tu sei il suo idolo, Zlatan, lo sai, sei l'idolo di Dusan Vlahovic. Sì, lo so, infatti gli ho detto, guarda, facciamo un cosa, se proprio vuoi venire mi dai stipendio, tanto sono tuo idolo e mi sembra giusto, no? Cos'è, 7 Zlatan, 3 o 4 Vlahovic, 5, 10, quello più ne chiede meglio è a questo punto. Ma sai che Giuseppe ha scritto una battuta, ma fino a un certo punto, perché dice occhio a Frank, scriverà la letterina ma non metterà la firma. Invece Zlatan, se noi gli mettiamo sotto la carta copiativa, come si faceva una volta, e sotto ancora il contratto, abbiamo portato a casa il rinnovo di Kessi, Zlatan. Sì, faceva così Mino per firmare commissione, tu firmavi il contratto e dopo ti trovavi la clausola nascosta con 2 miliardi di commissione. Ah, beh, vedi, qualcuno ci aveva pensato prima di noi. In chiusura, ragazzi, ritornando su Donnarumma, che spera di non essere fischiato a San Siro, ieri il CT Mancini ha auspicato appunto un'accoglienza degna del portiere della nazionale. Mister, ma forse vive però nello spazio, non si è accorto, insomma, di cos'è successo nel mentre, mister. Ah, io buongiorno innanzitutto. Sono molto contento che c'è la pausa nazionale, almeno parlo un po' anch'io, visto che vi ricordate di me solo quando vinco l'Europeo. No, per carità, che poi dopo, insomma, qui è Radio Rossonera, mister, vada a Radio Nerazzurra, non lo so. No, ma io non ce l'ho con voi, però dico, dico di invitarmi ai programmi di sport, però almeno, non so, quelli dove si parla di bellezza, di nuovi look, almeno lì, cioè, di sostenibilità, giusto, mister. Sì, comunque per tornare a Gigio, gli ho detto, guarda Gigio, fai una cosa, stai a casa, che tanto, come ti ha già detto Mino, fischiare ti fischiano, e poi non sei neanche pettinato bene, se proprio dobbiamo dirla tutta. Sì, e sta perdendo i capelli, mister. Ah, lì o tiraggi a zero, no mister, cioè non può andare. Sì, no, infatti, ma poi secondo me era dato a zero, non sta neanche bene Gigio, cioè ormai la carriera è segnata, fa il trapianto e sta fuori per 7 mesi, oppure... Se no gioco col cappellino, basta. Come Ed Warner. No, il cappellino, esatto, sì, Benji Price o Warner, o se no non va bene. Sì, allora bocciato. E quella barba, sì, invece non lo ingrassa un po', mister? No, secondo me lo smagrisce, perché io l'ho visto senza, ti assicuro che ancora è più molto più... Sì. Per il resto, mister, in vista della partita di domani abbiamo qualcosa da segnalare? Sì. Allora, volevo segnalare che Tonali, non l'ho convocato, visto che voi siete del Milan, so che ci tenete a Sandro, però ho detto, Sandro, stai facendo bene, ti sei pettinato bene, per piacere vai, stai ancora un po' con l'under 21 e fammeli crescere bene, per questo, i capelli, cioè, fammeli crescere certo. Quindi Tonali, per avere un gruppo di under 21 che sarà pronto, già la mia filosofia, insomma. Possiamo dire che finché non ha il cappello unto alla Lelia Dani con la stessa lunghezza non può essere convocato? Allora Camel, tu fatti i cavoli tuoi, sei il cappello unto, hai capito? Allora capito che... di insultare a Dani, no, ti difendo io, Lele, ci mancherebbe. Oh, bravo, no, perché il Sud America, cioè, noi non ci mettiamo il gel nei capelli, ci mettiamo l'acido accecante, perché quando corriamo e parte
il liquido dai nostri capelli e accechiamo gli avversari. Sì, è corrosivo. È corrosivo, attenzione che in Sud America tutto è lecito, è la prima regola è che non ci sono regole. Pettinarsi col cloroformio. Dicono fascia alla Gervì. Ecco, si può dire, mister Mancini, che Gervinho è la pettinatura più brutta dall'invenzione del calcio nell'Ottocento? Come lo chiamano a Roma, Ertendina. Si può dire che dalla nascita del calcio in Inghilterra a fine dell'Ottocento sia la pettinatura più brutta che si sia mai vista su un campo da calcio, viste? Ma sai cosa? Gervinho, secondo me, è stato un grande impostore più di Luciano quando si faceva chiamare Riberto, perché finché non gli è caduta la fascetta tutti ci abbiamo creduto. Che aveva i capelli lunghi, sì, è vero. Poi il giorno che è caduta, purtroppo è stato un disastro per tutti. Perché ridi, Eva? Mi viene da ridere. Perché tu stavi pensando, ma vale solo per i capelli o anche per altro? No, cioè, no, si no, può no, mentire. Stavo anche ancora ridendo per la risposta di prima di Lele Adani. Ma è imbruttito. Camel. Qui dicono Camel, Camel. È il Garibaldi. Camel, giusto, con due M. Sei il nuovo il Garibaldi del nuovo millennio. Non lo so. Ma guarda, Garibaldi ho grande rispetto, però è italiano. Sì, esatto. Cioè, non già so se si fosse chiamato Garibaldis sarebbe stato un po'... O Garibaldigno, o Garibaldi... dire, no? un tuo commento chiedono sulla vittoria del River. Non so... Madre di Dio, Alisson, lo ripeto, no, Franco Armani, Perez, sì, Enzo Perez, giocatori con la F maiuscola, ragazzi, calcio con la F. Madre mia. Va bene, parliamo di Lele Adani TV, non oggi ragazzi, però recuperiamo, Camel. Quando volete, la marchetta è sempre pronta. Ci sentiamo domani, Daniele Sporchia. Ciao ragazzi, un abbraccio, vi voglio ciao, bene. A te, noi di più. Allora, in attesa del graditissimo ospite di oggi, un ritorno su Radio Rossonera, quello di Simone Ruggiati, grandissimo chef e tifoso rossonero, vi ricordo che se dovete rifare infissi, persiane, zanzariere e tende da sole, potete, anzi dovete chiamare AD Serramenti, soprattutto in un periodo come questo, dove ci avviamo alla brutta stagione, e fare questi lavori si trova a meno coda e soprattutto costano meno. AD Serramenti lo trovate sia a Cornare in via Galileo Galilei 1/5 oppure sul sito www.addiserramenti.it oppure ancora al numero di telefono 02 93 62 634. Addiserramenti, il dettaglio che dura nel tempo. Cosa volevi dire? No, sono andato a guardare un attimo il profilo di Calhanoglu, perché un mio amico interista mi ha scritto: guardati la fantastica cosa che sta succedendo sotto l'ultimo post. Cosa sta succedendo? Lo stanno insultando sia i tifosi interisti per come gioca che i tifosi milanisti. Che meraviglia questa unione del tifo. Sono a foto di lui in Turchia, c'è un plebiscito di tifosi interisti che scrivono tutti: ti devi svegliare. E tifosi del Milan che ancora ogni tanto passano sotto a dirgli come sta andando Ciala. E qualcosa di Ciala, che unisce le due tifoserie di Milano. Io sogno un derby in cui ci sia uno striscione congiunto da parte delle due tifoserie. La prima coreografia congiunta a Milan, sarebbe meraviglioso. Ciala riunisce le curve, ci dicono infatti qua. Adli Serramenti, sì. È uscito Calhanoglu e l'Inter ha vinto la partita. Non è la prima volta che succede, tra l'altro. No, ha giocato la prima partita. Noi gli abbiamo detto, sì. Tutti gli interisti esaltati. Lui ha detto: calma, ragazzi, ma perché ne fa una ogni 25. Sì. Se l'è già giocata la prima. No, lui ne fa una ogni 9. L'anno scorso faceva una ogni 8/9. Quindi vuol dire che adesso, la prossima sessione, farà una partita dove magari fa gol e assist e la risolve. Dopo la sosta. Intanto, ragazzi, io veramente non smetterò mai di ringraziare Brahim Diaz per aver restituito dignità a quel numero di maglia, Ema. Cioè... Brahim sta facendo oltre che bene, cioè veramente sta facendo benissimo. Ti gasa in una maniera incredibile vederlo giocare. Ti dà quel senso di tranquillità, nel senso, ti dà quel senso proprio di... ti lega al mondo, cioè proprio ti lega alla pace dei sensi vederlo proprio con la numero 10, cioè dici: cavolo, questo è un numero 10 come un tifoso vorrebbe vedere un numero 10, quindi... Davide Ren, che cita l'odio, dice: l'unica cosa che unisce l'uomo è l'odio. Io dico, ho letto questa frase che condivido molto, nel senso che la vita è troppo corta, ragazzi, per odiare qualcuno. Odiare è un sentimento veramente... assoluto, e la vita è troppo breve, lo penso anch'io, per odiare, però un vaffanculo non si nega a nessuno, e quindi Calhanoglu che ci segue sempre, lo possiamo salutare. No, sul numero 10, ma tornando sul numero 10, anche
No, allora mi interrompono dalla regia perché, come vi dicevo, il ritorno qua su Radio Rossone è un grandissimo ritorno di un grande chef, personaggio pubblico, uomo della televisione, insomma, e soprattutto grande tifoso rossonero, Simone Ruggiati. Ciao Simo! Ciao ragazzi, volevo accodarmi al vaffanculo. Ah. Sei arrivato in tempo, allora giusto, eh? Sì, per i vaffanculo sono sempre pronto. Sì, tu no, l'hai presa bene la Cialanoglu e Donnarumma, perché noi oggi stavamo parlando di quello. Domani Donnarumma torna a San Siro, ha detto speriamo che il pubblico non mi fischi. Allora, non mi aspettavo domande sul calcio perché questo weekend mi sono spento in un bosco in Toscana, però stamattina ero a casa e ho visto una replica con il signor Donnarumma, che ne hanno presi due e all'ultimo ne stavano per prendere un terzo, no? Quindi, nel senso, la ruota gira, io sono più che gufare agli altri, sono molto contento io vengo da una famiglia di sportivi, mio padre ha creato società sportive, si parla di pallamano, però creare una squadra ha un sacco di difficoltà, l'equilibrio e i giovani, si dice sempre, però farli funzionare è difficile, quindi quest'anno si vedono i risultati di un lavoro e del tempo quando viene lasciato fare, ecco, quindi bravi tutti e finalmente ora è la soddisfazione, ecco. È un po' come un impasto, Simo, stavo pensando mentre parlavi, cioè abbiamo lasciato riposare quest'estate e ci siamo ritrovati con Diaz, Leao, Tonali, aiutatemi, insomma tutti questi giovani che sono cresciuti in una maniera esponenziale. Sì, io sono andato allo stadio. Ti ho visto con l'Atletico. Con l'Atletico e pensavo che questo bel impasto cuocesse, si dorasse alla perfezione, visto che appena infornato i primi 20 minuti andava su, che era una bellezza, ero entusiasta, ecco. Poi è impazzita la ricetta, ecco, un po' per tanti fattori. E quindi niente, ci sono rimasto male, però come ben sai, per poi ottenere la focaccia veramente perfetta dove vengono a fare la fila fuori per entrare e mangiarsela, quella giusta del diavolo, allora bisogna sbagliare l'impasto, perché vuol dire che lo rischi un po' e arrivi all'eccesso e rischi di sbagliarlo. Ma quando poi metti a posto quei due ingredientini, fa pena. L'alveolatura all'interno deve essere onosimo. Sì, anche un po' di culo. Aiuta. Serve anche quello quando arrivi a quel limite, sì. Però il vederli davvero giocare insieme, ecco, non da milanista, da sportivo proprio, si vede che non c'è finzione o buonismo, ma che davvero c'è un po' di gruppo, quindi è proprio bello quello, quindi quello vale tantissimo per me, in qualsiasi sport, non solo nella mia squadra. Ora che c'è nella mia squadra, che figata. Chi è che ti ha colpito di più di questi che abbiamo citato? O anche di quelli che non abbiamo citato, Maignan, eccetera, eccetera. Allora, sì, ecco, bravo, partirei proprio dal grande brivido che io non ho avuto, sinceramente, quando è andato via Gigio, perché mi sembra che, non lo so, cioè, sicuramente lui è un super portiere, però per ora mi sembra che ce la stiamo cavando alla grande, non mi sembra che ci sia stato questo gap che tutti si aspettavano, grande scelta. La difesa mi sembra che si senta sicura, quindi gioca bene. Poi di quelli davvero sorprendenti, allora, per la partita che ho visto dal vivo, che ovviamente cambia sempre perché riesce a vedere quei giocatori che non hanno palla come si muovono, ma ha stupito tantissimo Bennacer come ha giocato, sì, perché sì, ha dato veramente tantissimo, sono quelle robe che non vedi ma è sempre lì a rompere le scatole, corre sempre. Saelemaekers, tutto, ecco, quando hanno tutto. Però, vabbè, Diaz è incredibile. Bennacer è come il sale, mi veniva da dire. Ormai c'ho, perché non ho neanche mangiato, ragazzi, quindi c'ho è come il sale, non lo vedi, ma fa tutta la differenza del mondo. Incredibile, ha fatto veramente chilometri e ha cattivo, cioè proprio bello, fino in fondo, non fino a un metro, fino ai piedi. E però a livello di talento, cioè solo vederlo correre col pallone tre piedi dal vivo, Leao è secondo me davvero una Lamborghini nera, cioè quando davvero c'è e fa è incredibile, sembra davvero che ci passi sopra l'erba quando lo vedi correre da vicino, e quelle cose ce l'hai innate
E quindi boh, anche lui, se gli prende, gli scatta anche lui quella cosa in più. Cioè abbiamo quest'anno però sembra essergli scattata, almeno. Sembra proprio di sì, anche perché vedere dal vivo quella rovesciata. Mamma mia, se entrava veniva giù San Siro. Io penso ci sia stato un 10 secondi di silenzio totale intorno, perché è stato un attimo, no? Di distrazione, rinvio, è stato un attimo, ha fatto un gesto tecnico, sembrava in slow motion dal vivo, è stato incredibile. Cioè, rimasto beh, uno di quei momenti, se entrava quel gol, uno di quei momenti che racconterai, tramanderai di generazione in generazione, perché è come io ero allo stadio al gol di Weah contro il Verona quando è partito e si è mangiato tu. Me lo porterò dentro per sempre. Io quello di Kakà col Fenerbahce, anche io ero lì, sì. Però diciamo che prima forse eravamo un po' più abituati a vederli tutti gli anni, no? Questi gesti nello stadio che parte con la musica della Champions. Ma com'è stato il rito per chi non era allo stadio, Simo? Visto che eri tra i pochi fortunati, diciamo, com'è stato San Siro vestito a festa? Erano più di 7 anni che non lo vedevamo. Allora, intanto fammi ringraziare la società, l'ufficio stampa, perché io venivo a volte invitato, ma faccio un lavoro che mi porta sempre in giro. Quest'anno ho detto, attenzione, finalmente il Milan torna, cioè l'evento era quello, ok? Io volevo esserci perché ci tenevo, mi dispiaceva sempre quando passo davanti a San Siro, prima c'era l'appuntamento fisso, quindi tornare lì e sentire la musica era già una soddisfazione, c'è un traguardo vero, è arrivato, ci ho messo i piedi. Poi rivedere dei nuovi, diciamo, dei non abituati a quel palcoscenico, che gli arriva un pallone così per aria e ti fanno una sforbiciata da praticamente fuori aria, allora vuol dire che non ci manca nulla per giocare, cioè allora c'eravamo, cioè ci siamo e... Allo scudetto ci credi, proprio per essere chiari? Beh, guarda, credo che sia tutto... Quest'anno sia veramente incredibile, cioè assolutamente sì, ma io ci credevo anche prima. Cioè, sei lì, l'unica cosa è la testa, cioè qui è ormai il calcio per come è diventato adesso, anche davvero la supremazia può accadere con un attimo di perdita di lucidità per qualsiasi cosa possa succedere, ormai anche solo se due... punte stramiliardarie, strapagate, che ora giocano a Parigi, cioè si litigano su un social network, fanno casino, sono così esposte che la stampa va addosso e la domenica dopo fanno un disastro. Quindi, insomma, dipende da tanti fattori. Però sì, ci credo, e soprattutto vedo nelle interviste Pioli che c'ha l'occhietto diverso quando gli chiedono se ci credo. Sì, è cioè, vero. Che menta, però... Si vede che c'è un linguaggio del corpo diverso anche proprio quando entrano in campo, anche la panchina, no? Una sicurezza acquisita. Sì, ecco. Sono più consapevoli. Ma invece parlando di cose serie, Simo, tu sei stato invitato alla festa di Zlatan? No. No, come no? Avrei scommesso di sì, volevo... Non sono così bips come pensi tu, eh. Io stavo litigando prima quando mi sono unito al saluto a Ciala, perché davanti a me, cioè io sono in ufficio, stasera ho un evento, ho portato le tovaglie sbagliate, cioè mi hanno portato le tovaglie sui tavoli tondi fatti per i tavoli rettangolari. Sì. Quindi... E sì, tra l'altro il food loft, cos'è il food loft, Simo? Ah bene, quindi ha funzionato, Matt, brava Gaia. No, perché ho una strategia in testa, Simo, perché tu sei stato qua forse 6 mesi fa, mi avevi promesso un pranzo che ancora, anzi, ti dirò di più, mi avevi promesso una pappa al pomodoro. Ah ok. E allora, quindi stavo arrivando semplicemente a scroccarti quello, però no, parlaci del food loft. Tanto guardate qua, i colori sono rossoneri, sempre. Beh, quello... La mia azienda è rosso-nero. Oddio, cos'è il food loft? Sì. Il food loft è uno studio, praticamente, una sorta di capannoncino. Qui sono in Chinatown, fra Paolo Sarpi e Sempione, quindi una zona un po' particolare quando l'ho presa, che adesso è diventata una zona di food particolarmente riconosciuta per il fusion, anche proprio la fusione delle nuove generazioni orientali che hanno riaperto la vecchia Chinatown con cose moderne, fatte bene, insomma è diventata una zona di passaggio la domenica.
Io ho aperto qui questo Factory House dove in pratica ho due set dove registro, è il mio ufficio con i miei ragazzi, c'è un bar, c'è un guardaroba, c'è una cucina professionale, quindi facciamo dei piccoli eventi. Stasera tra l'altro è finalmente il primo evento interno post-Covid con, vabbè, mini persone, ma comunque c'ho il mio pubblico davanti, cioè il pubblico, il cliente seduto mentre io cucino, che è stato sempre il mio show cooking, che poi è diventato un po' usato per tantissime chiavi di lettura con qualsiasi altro evento, ecco, la cucina sul palco. Però qui la facciamo dove poi escono i piatti, dove si mangia, dove deve essere tutto perfetto. È tutto perfetto e poi ti sbaglia la tovaglia. Oh. Mannaggia. E beh, oh, sono i dettagli, lo dicevamo prima, che fanno la differenza. Effettivamente. È l'unica cosa che non facciamo noi. L'unica, la tovaglia. Perché ovviamente il cliente a seconda del... Scusa, falla con la pasta Fillo la prossima volta. No, la prossima volta la faccio con il fornitore che mi ha mandato questa cosa. Direttamente lo stendi con lo sfoglio. Simo, qui mi dicono di chiederti cos'è il tegamino del carcerato, ignorantissimo piatto per uomini veri. Quello che ha chiesto queste cose però ti fa viola, mi sa, perché è una roba di Firenze. Ah, ma è tua almeno? No, però ci sono andato per un motivo. Allora, in pratica faccio un programma che si chiama Food Advisor. Sì, come posso dire, il programma preferito di mio figlio, abbiamo seguito tutte le puntate, tutte. Come si chiama tuo figlio? Leonardo. Grande Leo, bella, gran nome tra l'altro. Adesso ho cambiato tra una settimana, il 12 esce il nuovo programma, sempre lo stesso giorno, cambia il nome, ma non facciamo più Food Advisor, ma quel programma lì ha fatto portare un po', ha fatto tornare alla ribalta alcuni piatti che vengono amati ma solo dai cittadini, solo da piccole città, e quindi portarli diciamo alla nazionalità ha fatto sì, e ne sono certo i dati, che ci sia stato poi tante persone che seguendo la serie hanno viaggiato e sono andati a cercare quei posti, perché è il cibo accessibile a tutti, non c'è da vestirsi eleganti, si mangia con le mani spesso e volentieri, e è quello che racconta una zona, racconta la storia del posto e racconta l'attaccamento della città al cibo. Esatto, l'hai fatto sul cannolo, sul pesto, su quelle che sono appunto le specialità poi geografiche. Sì, in Sardegna, i Cunurgiones, eccetera. E io imparo sempre un sacco di cose, soprattutto dalle conoscenze delle persone. Però quella su Firenze, parliamoci chiaro, io sono toscano, Cicci, e io l'ho predotto da quando sono così, e quando vado a Firenze ne mangio due, uno e mentre mangio sei campanilista, Simo, sei campanilista come tutti. Quindi che ho detto io? Alzo le mani, non posso andare da chi conosco, scegliete voi e vado in posti nuovi. E siamo andati in questa osteria del Nacchero, se non sbaglio. Sì, confermano in chat. Di matti, cioè, sai matti? Matti con lo stampo, ecco, quelli che si buttavano con lo stampo, ecco. Quelli lì, che garbano a me, gente vera, e che fa le ricette che non potrebbe nemmeno farle male, perché offenderebbe la propria mamma, la propria nonna. Quindi si cucina e si parla come si mangia, quindi non vi aspettate grandi presentazioni, ma sostanza. E niente più è di sostanza che le trippe, che tutti pensano che siano grasse, ma in realtà non è grasso. No. Quindi fa impressione a pensarci, ma a me fa molto più schifo mangiare un pollo cresciuto in una gabbia di 2 centimetri più grosso del pollo, per estremizzare. Si stacca così la carne dalle ossa. Sì, è un modo, ora parliamoci chiaro, adesso è che sono cambiate alcune cose, oppure parliamoci, un pollo che ha mangiato solo schifezze, è anche quello, ok? Che mangiarmi invece una parte molle di una bestia che ha mangiato roba buona. Cioè, quindi perché... l'han predotto alla fine questo tegamino del... No, è una versione perversa e malata di mente che si triplica, perché ci sono 3 cose buone che si fanno. Una è la trippa, quindi la trippa con la parte più alta, diciamo, dello stomaco. Certo. Poi l'ampredotto, che è un mix, cioè il famoso 100 pelli, che è quella parte più morbida, la gala, quella che fa tutte le pieghettine, e è più aromatico, però è più brodoso. E poi si fa il lesso rifatto, cioè il bollito di manzo ripassato con cipolla, peperoncino, aglio, pomodoro, quindi si rifà in umido la ciccia. Quindi questo tegamino riunisce queste 3 cose che una volta
in carcere erano gli scarti dei macelli di Firenze, gli davano le trippe. Adesso se lo vuoi andare a mangiare devi andare a cercare chi. Sì. Qui a Milano ci dico la Buseca, la Buseca si chiama. Non lo conosco, però l'ho già sentito. Sì, no, la trippa, in milanese, la Buseca. No, pensavo mi dicessi un ristorante. No. Non lo conosco. Però quelli sono quei piatti che veramente, cioè, se mi chiedi la ricetta della trippa alla fiorentina, che è una, ok? In realtà se la fai, se viene a casa mia, si fa in un modo. Cioè, prima si sgrassa la trippa rosolandola da sola, si fa andare via l'acqua e poi si fa il soffritto, il battuto, come si diceva dalla mia nonna, poi si mette l'aglio, la mia mamma ci mette il peperoncino. C'è invece chi la fa dolce, quindi con la cipolla, chi la fa più brodosa, chi la fa più asciutta, chi usa il concentrato, chi no. Quindi automaticamente la ricetta diventa, con gli stessi ingredienti, mille ricette per mille famiglie che vivono in 20 chilometri. E questa è la magia. È venuta fame. Cioè, Simo, io resterei, so che stasera hai questo evento di cui ci parli, io starei tutto il giorno a parlare con te. Non vuoi venire qui a condurre con noi Lunch Press? Mamma mia, forse sono all'altezza, sinceramente. Vabbè, no. Però, visto che ti ho paccato un pranzo che io sinceramente non ricordo. Sei un bugiardo. Non un pranzo, una pappa al pomodoro. Ok, allora guarda. Ti farò contento per due motivi, perché la pappa al pomodoro è quel comfort food che appena arrivano le giornate di cacca come oggi mi fa sentir bene. E sulla pappa al pomodoro la morte sua è un dito d'olio novello. Quindi, visto che quest'anno purtroppo ci sarà un grandissimo calo della produzione di extravergine italiano per colpa di freddi, grandinate e poi siccità adesso, l'olio sarà ancora più oro quest'anno. Questo lo dico in generale per il rispetto che dobbiamo avere per questa materia prima incredibile. Fra po' ci sarà l'olio nuovo, ok? Sì. L'olio nuovo ha in sospensione la fibra, che è sia la parte sottilissima che passa dai setacci. In Toscana, per esempio, si frange anche un po' di foglia, quindi quella parte amarognola, piccante, che poi dopo qualche mese fa la famosa fondata. Quando è novello, è la parte più aromatica, più vegetale. Se la metti su una cosa calda, su una zuppa, galleggiando, profuma e ti arriva tutto l'olio appena franto. Quindi mi raccomando, olio buono, italiano, da olive italiane, e novello sulle zuppe. Quando fa freddo, mangiate così e avete vinto voi. Però stavi dicendo, quando vieni qua in radio, che piuttosto usciamo a mangiare, ti offro io, Simo. Allora, prometto che prima del 19 di dicembre verrò, perché dicembre vado in Kenya a fare delle cose incredibili, bellissime. Se riesco vengo prima, e quella volta prendiamo un attimo di tempo e me le fai raccontare, che si parla di beneficenza e di cose. Assoluto. Dai, la organizziamo, promesso? Dai, volentieri. Che io parlerei, ripeto, per ore con te, ma ti devo salutare. L'ultima domanda che ti faccio, Simo, prima di lasciarti è, giustamente ci suggeriscono, Donnarumma come sarebbe meglio, al forno, fritto o in umido? Già che nel forno non c'entra, comunque, però per come è andato prima lo sfiletterei, nel senso sì, ci sta, no, è forte, io sono contento per lui, speravo in una carriera tutta con la stessa maglia, sarebbe stato anche incredibile dal punto di vista anagrafico, però capisco anche che uno voglia fare delle esperienze, e io girando il mondo ho cambiato assolutamente modo di vedere alcune cose, e perché bisogna essere, come si dice, gelosi o possessivi con la carriera di un giovane. Allora diciamo fritto per fritto, che è buono tutto, dai Simo. No, aspetta che ci sarà poi una bella semifinale, quarto, che ne so, di qualche competizione importante, e magari ti mettiamo due, uno di qui e uno di là, con i nuovi giovani. Eh? Perché la vendetta è come il minestrone, va servito freddo. Esatto, un vitello tonnato, visto che fa così non è né carne né pesce. Esatto, vitello tonnato. Simo, allora ci vediamo prima del 19 di dicembre, Bella, di novembre. Ok, dopo mi metto d'accordo io con lo staff. Ti abbracciamo, Simo, grazie mille di essere stato con noi. Pronto? Dicevo, forza Milan.
Ah, forza, non ti abbiamo sentito, non ti abbiamo sentito. È la parte più importante. Simo, ti abbracciamo, grazie. Niente, l'abbiamo riperso. Va bene, allora ragazzi... Ragazzi, abbiamo un quarto d'ora. Prima non ricordo chi mi ha detto: stai zitto, Edo, parli troppo, lascia parlare. Era il sindaco. Era il sindaco. Ah, ok, lascia parlare. No, comunque è venuta una cazzo di fame. Mi è venuta. Io ho appena mangiato. E io non ho mangiato. Tu pensa la fatica che ho fatto io a fare questa intervista. Io starei ore, raga, ore a parlare di questo. Ma ci tocca. Mi è andata bene quando ho parlato Milan. Di costate, sennò poi mi vedevate che uscivo da qua, andavo a casa. Ma lui è toscano, lui lo so, di Fiorentina se ne intende. Adesso parliamo di barba. Oggi abbiamo parlato di barba questa mattina. Meglio questo sconosciuto per me, non mi è mai cresciuta la barba. Beh, non era proprio una non era proprio la barba, poi dopo ti racconto. Ah, ho capito. Se tu ho preferisci capito ora, essere sì, ho capito ora. Bello glabro. Andiamo, cambiamo una chiamata. Ciao a tutti. Ciao, come ti chiami? Pronto? Buongiorno Edo, buongiorno Ema. Ciao, come ti chiami? Buongiorno. Sono Silvano da Roma. Ciao Silvano, dici tutto. Buongiorno. Allora, io generalmente chiamo di pomeriggio alle 16 quando c'è il direttore. Sì. Però oggi ho voluto chiamare voi per... non mi va di parlare di pallone, oggi voglio dire... Bravo Silvano, bravo. Sì, dici sì. Tutto allora. Che cosa mi avete combinato? Cioè? Con il canto della leggenda. Quando ci sono c'è gente brava. Vi ho chiamato esclusivamente per farvi i complimenti. Grazie Silvano. Veramente mi sono, ripeto, io chiamo sempre il pomeriggio, mi è anche più comodo per questioni lavorative. Sì. Ma poi fare i complimenti a Lunch Press non ha veramente senso, Silvano, te lo dico, è una trasmissione. No, perché in realtà quando c'è Lunch Press, invece che sparare io le cazzate, preferisco ascoltarle da voi. Un'ottima filosofia. Però no, a parte gli scherzi, veramente mi sono emozionato. Io immagino la scena del pallone radioattivo che lo porta dentro casa. E come ben sapete, ieri c'è stato il blackout dei social, no? Sì. E ho letto un messaggio di Cristao su Twitter che diceva questa cosa qua. Ho detto, ma sai che c'è? Adesso mi butto sui podcast di Radio Rossonera. Bravo! E mi è capitato questo. Ma devo essere sincero, oggi non mi andava di parlare di pallone, ma volevo solo sottolineare questa cosa. Sono davvero ben fatti. Ma c'è quello di Sheva che è qualcosa di emozionante, veramente emozionante. Mm. Anche quello di Maldini, ti consiglio anche quello di Maldini, è parecchio... Quello devo dire la verità, ancora non ho avuto modo, però c'era, a parte la tua voce, lì in quello di Sheva veramente racconta proprio appieno la penetrante, penetrante. Grazie. Devo essere sincero, perché mi ha emozionato anche a me, mi ha emozionato anche a me. È vero, a Lunch Press io mi diverto ad ascoltarvi, per questo non chiamo, perché se chiamo non vi posso ascoltare, ovviamente. Sì. Però oggi avevo veramente voglia di dirvi questa cosa perché è stato veramente emozionante. Poi quando si sente il coro, no? Non è brasiliano però, cioè è stato veramente rivivere. Poi ho 42 anni, quindi voglio dire, cioè, me lo ricordo abbastanza bene, mi ricordo i cori e quant'altro, quindi è stato... Ce lo siamo goduti, cioè possiamo dire che ce lo siamo goduti, Silvano. È vero. C'è gente che non ha questa fortuna. No, ma per carità, io vedo che molti dei vostri telespettatori sono molto più giovani di me, per cui tante fortune se le sono perse, no? Esatto. Senti, però Silvano, prima di salutarti, qui vogliono sapere se sei per la barba o no. Se sono? Per la barba o no, è un discorso che ci portiamo avanti da questa mattina. Ah, io devo dire la verità, non vi ho seguito perché, ripeto, stavo al lavoro e non ho avuto modo di seguirvi, però... Però diciamo... dici di sì, ok, perfetto. Non però, so per cosa, ma dico... No, non possiamo chiamarla col suo vero nome, la chiameremo Barba, perché è partito questa mattina sull'altra piattaforma, insomma, una discussione. Perdonaci Silvano per il disagio a cui ti stiamo esponendo. No, ma figurate, guarda, è sempre un piacere ascoltarvi e adesso me le ascolterò tutti i podcast, perché magari uno non dà attenzione a queste cose, no? Sai, il podcast mi sa una cosa un po'... non retrograda, però un qualcosa, ascoltare una voce registrata, ecco. Invece ieri ho avuto la fortuna di ascoltare quel podcast lì e mi ha veramente emozionato. Grazie mille. Vi abbraccio ragazzi. A te. Ciao Silvano, buona giornata. Tra l'altro, a proposito di questo, ricordo sempre qua sotto nella famosa freccia magica che c'è qua da parte del titolo,
schiacciate in descrizione c'è anche il link al podcast di Shevchenko, quindi chi non se lo fosse ancora ascoltato è qua. Tra l'altro per il podcast di Sheva, così come quello di Maldini, ringrazio sia Sal che Kevin. Sal che ha lavorato, ma per tutti direi, tutto, per tutti, esatto, podcast, sì, sì, sì. Li ringraziamo per tutti. Edo che ha messo la voce, e mi ringrazio anche me stesso per il dono che Madre Natura mi ha dato nel sapere scrivere. È il nostro uomo, è il nostro uomo podcast, è la penna di Frigerio che firma tutti i podcast, per cui se vi piace Frigerio non capisco che problemi abbiate, però andatevi ad ascoltare i podcast perché è frutto della sua penna. Altra telefonata. Bipolarismo aiuta, devo dire. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, Daniel da Roma. Ciao, scusa Daniel, a Pietro dico, l'ho già ripetuto all'inizio trasmissione, Bottoni c'è oggi, ieri era tutto in down, non sei riusciti a fare la diretta, ritorna oggi, solito orario. Ciao Daniel, che bello sentirti. Ieri, guarda, vi giuro, provo a chiamare, non sono riuscito a prendere, ho fatto la bellezza di ben 121 chiamate, non ci sono riuscito. Ma che, davvero? Te lo giuro, oddio. Tutta la mia pausa pranzo a provare a prendere la linea, poi soprattutto perché c'era Enrico, dico cavolo, mo questo non mi sente, non è che si preoccupa che oggi oggi che puntata vi abbiamo regalato, Dani, so che tu avrai apprezzato Simone Ruggiati, no? Vabbè, un grande anche Simone. Tanta roba. Qui dicono podcast su Sabrina Salerno che mangia un lampredotto in ASMR. Sarebbe, ragazzi, una meraviglia. Me ne vado. Per me la trasmissione può finire qua. Però no, abbiamo Daniel al telefono. Allora Daniel, dici tutto. Ma guarda, volevo chiamare ieri per commentare la fantastica partita del Milan, perché è stata veramente straordinaria. La cosa che mi è piaciuto tanto è che abbiamo notato tutti, penso, c'è stata la differenza di come abbiamo giocato contro di loro 3 mesi fa a 2 giorni fa. La crescita che abbiamo fatto, la consapevolezza, la voglia e la determinazione di vincere che ha dimostrato questa squadra. È stata una cosa incredibile. E poi per me la partita finisce 3-0, non 3-2 ovviamente, perché quello che è successo è abbastanza imbarazzante, e a me farebbe piacere che però in questo caso, proprio perché hai vinto, una chiamatina agli arbitri, io gli direi ragazzi stiamo cominciando a esagerare, perché un conto che può essere un errore di interpretazione, ok, ma quando c'è una regola, come dice il signor Bottoni, la regola va presa la lettera, cioè è inutile. Però ragazzi, io quello che dico è, non pensiate che se pubblicamente non esce nessun tipo di comunicato, nessun tipo di cosa, il Milan comunque si muova nelle sedi opportune, perché poi è uno stile, il Milan comunque ha uno stile diverso, ripeto, diciamo sono situazioni a volte richiamare la malafede per quello che è anche un po' successo 3 giorni prima diventa anche un po' facile, no, fare l'ombra del complottismo o della malafede. Ricordiamo che sono due mondi completamente diversi, quello europeo e quello italiano, quindi sono due errori che accaduti in contesti diversi, girano un po' le balle, perché obiettivamente sono andati un po' contro il Milan non entrambi, sono più di due. Perché sono dei danni che poi sì, procura, sì, no, con l'Atalanta comunque ti è andata meglio, con l'Atletico Madrid è pesato molto di più, quello assolutamente sì. Cioè metti a rischio la qualificazione del Milan e perdi dei soldi, e quello non è poco, ragazzi. Sì, certo. Per una squadra come la nostra ogni centesimo è importante, ma vuol dire che magari il prossimo anno ti puoi permettere di alzare 2-3 ingaggi di 1.000.000 e 1 e ti sistemi la situazione ingaggi, che sappiamo quanto ci sta facendo soffrire questa cosa, quindi per noi è importantissimo e ci devono rispettare. Secondo me succede proprio perché ci temono parecchio e purtroppo ovviamente cercano di metterti i bastoni tra le ruote. Daniel, un pensiero al volo su Vlahovic, hai sentito, non rinnoverà con la Fiorentina, ci credi, ti piacerebbe, andrà alla Juve? Guarda, io sarei molto felice, perché è veramente un grande giocatore che deve crescere ovviamente ancora, però ha dimostrato tanto già in Serie A, soprattutto l'altro anno. Secondo me dovrebbe cercare anche un po' di riconfermarsi quest'anno, perché comunque l'italiano è un ottimo tecnico, se lo può far crescere ancora, quindi
mi aspetto dalle solite avversità almeno altri 20 gol. Ragazzi, poi sappiamo che questi sono dei giocatori che Elliott non ti dice di no, ragazzi giovani con tanti prospetto, ci ha investito fino adesso, Leao, Tonali, li hanno tirati fuori i colli per questi giocatori. Certo, bisogna vedere, la concorrenza è tanta, l'Atletico Madrid ha fatto una bella offertina già quest'estate al buon commisso, quindi sarà una bella asta che secondo me sarà molto difficile almeno mettersi seduti al tavolo con la posta di entrata. Daniel, grazie mille di aver chiamato. Ciao ragazzi. Ciao Daniel, buona giornata. Ciao bello. Allora, mi è appena arrivata conferma, ragazzi, vi do un'anticipazione, un antipasto, anzi, visto che voglio restare visto che ho fame, non ci vedo quasi più dalla fame, della puntata di domani, perché domani non avremo un ospite, ma bensì due. Tu sai chi sono? Sì. Perché mi è appena arrivata la conferma. Ma meglio getti prima. Ah, ok. Gianmarco Tognazzi e Yolanda De Rienzo, questo solo per darvi un'anticipazione alla puntata di domani, e poi non dite che a Lance non portiamo ospiti. Tra non... volevo legarmi molto a quello che ha detto Sergio Tani, che ha detto basta con la Salerno, meglio la Leone. Bravo Sergio. Sì, ma assolutamente, domani valutiamo anche altro. Altra chiamata in linea, ciao, come ti chiami? Ciao Edo, ciao Emanuele. Oh, ciao Luca. Te lo dico subito, in chiusura ci devi dare un cocktail che si abbina al tegamino che ci ha dato Simone, alla ricetta del tegamino. Sì, ma io ho fatto... No, volevo dire, la puttana ha parlato di nuovo, ho visto l'intervista, ho letto lì un attimo. Ma si, non dice è escort, si dice non escort, è... Luca. Accompagnatore, sì, accompagnatore. Ma parliamo noi più di una vera troia. Manuè, quello non è un suo pensiero, Manuè. Quello non sa contare fino a 5, figuriamoci se può essere in grado di unire un pensiero. Cioè, quello... Luca l'ha detto per farsi fischiare. Beh, se il pensiero di qualcun altro è ancora più inquietante. La ma cosa quello c'ha i suoi fini, il pizzaiolo, dietro ogni cosa che fa, non è che... figuriamoci se lo fa parlare per così, giusto alla cazzo di cane. Cioè, avrà i suoi buoni motivi dietro per fargli dire una puttanata del genere. E vai con la denuncia quotidiana. No, dicevo stamattina anche che ho sentito quest'estate un Szczęsny offerto al Milan, quindi stanno venendo fuori sempre più dettagli rispetto alla gestione del caso Donnarumma. Che poi voglio vedere se deve andare alla Juve, quelli hanno Cervi che ha un contratto, mi sembra, fino al 2024. Tra l'altro 25, prende 7 milioni e mezzo. 7 milioni e mezzo, chi se lo prende a quello là 7 milioni e mezzo? Nessuno. Nessuno. Ma quello di fatto ha bloccato il passaggio alla Juve. Esatto, Agnelli ha detto esplicitamente, se non avete la possibilità di dar via Szczęsny, assolutamente Donnarumma non viene. Preferisce, ha detto c'è. Chiaramente Donnarumma preferisce fare la panchina a Keylor Navas rispetto a Szczęsny. Si è preso la sua mazzetta, va tranquillo. Seconda. Argomenti, quando io c'ho la pausa nazionali e il Milan vince, bello, sto godo come non mai. Ringrazio, voglio fare subito gli amici della chat che mi hanno inserito nella chat dei fancazzisti. Ringrazio tutti gli amici che mi hanno accolto molto bene, tutta gente molto gentile. Sei il loro idolo, sei diventato un idolo, Luca. Vabbè, niente, argomenti rossoneri, poco e niente, non c'è niente da dire, solo quello lì che ha parlato, niente, volevo solo salutarvi. Io ti ho fatto un cocchio, visto che oggi è il mio anniversario di matrimonio. Auguri, auguri. Quanti anni, Luca? 23 anni, Emanuele. Mazza, 23. Siete ancora tutti e due vivi? Siete tutti e due? Vivi ancora, dico, 23 anni insieme siete due. Due figli, un maschio e una femmina. Mio figlio è diventato più rossonero di me. C'era mio suocero che voleva circuirlo e farlo diventare uno dei ratti, ma gli tagliai subito i viveri a 5 anni. Saggia decisione, Luca, bravo. Sì. Poi un giorno ve la racconto, ma
come è cambiata la storia. Sì, era indirizzato a diventare un ratto con mio suocero, poi io mio figlio per il nonno, figurati. E non abbiamo tempo oggi, poi un giorno ve la racconto. Sì, assolutamente, recuperiamo. E quindi oggi ho fatto un White Lady, un cocktail molto famoso, che dedico a mia moglie. Gin, succo di vino, quattro albume, sciroppo semplice, si shakerà tutto, Manuè, metti una ciliegia al maracchino e vai tranquillo. Lo so, lo conosco quel però drink, molto buono. A base di uova, i tuoi cocktail. Ma si presta bene, non sempre, ma si presta bene. Luca, quindi scusa, in conclusione dicono 23 anni non te li danno neanche se ammazzi qualcuno, però ma ci devi pensare 23 anni fa, però un po' troppo tardi. Salutaci bene. Tua moglie, auguri ancora, Luca. Grazie, un abbraccio a tutti e grazie per il a tempo. Te, ciao, a te. Ciao Luca. Ciao, Luca. Allora, ciao, ciao, ciao. Contro il mio interesse, ragazzi, perché non ci vedo più della fame, Edoardo alle 14 che ancora non ha mangiato, è veramente, veramente una cosa che non si può vedere, ma vi do spazio ancora per una telefonata, dai, perché oggi pubblicità abbiamo fatto questa. L'abbiamo fatta io prima che arrivasse. Ho problemi di memoria questi giorni. Basta stare un attimino attenti, non segui la trasmissione. Pausa. Se entro 30 secondi però non arriva una telefonata, noi la chiudiamo esattamente qua. Di cos'altro possiamo parlare questa settimana? No, domani praticamente abbiamo un sacco di ospiti. Sì. Domani vi anticipiamo già, non si parla di calcio. Sì. Jimbo sarà carichissimo per vostra fortuna, come al solito. Telefonata, ciao. Ciao, sono Dennis da Padova. Ciao Dennis. Siamo già martedì dopo quella vittoria che si gode contro l'Atalanta. Sì, mancano solo 12 giorni alla fine della sosta nazionale. Il problema è quello. Il problema è quello, Dennis. Gasperini che salta ancora, l'ho visto. E ieri, allora, scusa, non l'abbiamo detto, ieri è saltato Facebook, è saltato Instagram, è saltato anche Gasperini, o no? Sì, ha rischiato di saltare. Niente, Dennis, sono le mie battute del cavolo. Donnarumma, le sentite le dichiarazioni? Ma scusa, ma non può stare zitto, cioè non... Ma sai che a volte ce lo si chiede un po' tu. È stato zitto un anno e passa, gli diceva ma questo ha perso la lingua. E obiettivamente c'era un motivo se Donnarumma lo faceva, se Raio lo faceva star zitto, obiettivamente. Cioè, aveva anche i suoi motivi a questo punto. Perché... Qui mi dicono: ogni tanto dovrei chiederti dove siamo arrivati. È vero, bravo, ottimo suggerimento. Introdurremo questa nuova regola. Secondo me, comunque, gli butteranno qualche banconota in campo, gli faranno qualche foto con la banconota. Però quello, ragazzi, io dico: se gli tirate il banconote, quello le raccoglie e se le porta a casa. Esatto, tirategliele finte almeno, così. Dobbiamo trovare un altro modo per domani potremmo dedicare la puntata di domani alla ricerca di un modo per Poi io posso farmi testimone di queste cose, dato domani devo fare l'audiodescrizione. Però non di che partita, scusa? Domani è l'Italia. Già l'Italia domani. Sì, domani c'è l'Italia. Sono così appassionato di questioni legate alle nazionali. No, secondo me comunque tipo prendi i soldi dal campo. Si tiene tipo 5 euro, se sono 20, e quindi ce li dà Raiola. È la manchetta. Ma li raccoglie direttamente Raiola, in realtà. Sì, vabbè. Poi l'ultimo... Vai. Volevo dire una cosa, poi sì. Ovviamente vi saluto perché... Sì, che chiudiamo. Vado a mangiare. Esatto. Ma io mi chiedo, ma la Juventus su Vlahovic, Juventus su Donnarumma, ma come li paga qui Gianduiotti? Ma come li paga? Li paga il Sassuolo, abbiamo detto prima, Dennis, non ci segui, lo paga il Sassuolo a partire dal 2025. No, magari 2050 tu dici, beh, effettivamente. Tutti Juventus su tutti i giocatori, tutti, sempre Juventus. Vediamo ragazzi, noi abbiamo la carta Ibra e adesso scherzi a parte da giocarci con Vlahovic. Il problema è se non possiamo stare ancora in società Ibra, perché soprattutto bisogna valutare cosa sceglierà di fare la Fiorentina, perché se la Fiorentina decide di tenerlo 2 anni e portarselo a zero non si sa, magari filosofia Milan non utilizzata anche dalla Fiorentina, se lo tiene ancora 2 stagioni ma a zero. Effettivamente
la Fiorentina non è una rivale della Juventus, cioè non odiano la Juventus come hanno fatto però a vendere tutti Chiesa, i giocatori più forti, Baggio, però... storicamente Baggio, Chiesa, eccetera, vanno tutti poi dare moneta a vedere Cammello, cioè obiettivamente la filosofia è sempre quella. Qui suggeriscono bancarotte finte e un bello striscione, comprati Parco della Vittoria. No, a proposito di Vlahovic, scusa Dennis, in chiusura, perché l'ho visto prima di entrare in diretta un video dell'intervista di Vlahovic post partita domenica, con degli insulti vergognosi. Dov'è che ha giocato la Fiorentina in casa con Napoli. Ah, in casa ha giocato, ma ragazzi, degli insulti ovviamente gli è andato. Beh, quelli balisti sono ancora peggiori, cioè alcuni tifosi della Fiorentina che hanno intonato delle parole razziste nei confronti di Koulibaly, che quando gli ha detto venite qua a dirmi tutti zitti, no niente, questa è la solita cosa, sei proprio scemo, perché è appena accaduto anche con la Juve, stiamo facendo una lotta al razzismo da non so quanti anni e tu ricadi in quelle robe lì quando ci siete in tre sugli spalti e un giocatore in campo, sei proprio un pirla, già che lo fai, ma soprattutto anche che lo fai in quel contesto. Secondo me purtroppo non si potrà mai bloccare il razzismo, perché esisterà sempre. No, quindi... però vedi che a suon di Daspo prima o poi smettono esatto, di farlo. Bloccare il razzismo in generale no, ma almeno negli cioè, stadi quello, ti quello che dare ha fatto la Juventus è stato veramente esemplare con i loro tifosi. Preso, va vita fuori dagli stadi, nessun problema. Iniziano a farlo tutti, vedi che esatto, alla gente gli passa esatto, la voglia. Esatto. Ci metti un po', però... Sì, ma... Emanuele Fica dopo non è una persona che lo urla, ma un intero stadio, come fai? Butti fuori tutti. Sono tutti coglioni, non è un problema. Anche perché dovrebbero introdurre delle multe salate per le società, perché poi è la società che si deve prendere la responsabilità. Perché, vedi, l'esempio. Perché sennò cori la responsabilità non è mai di nessuno, cori razzisti contro Bakayoko. Perché li hanno fatti più di uno e non viene dato Daspo? No, viene dato Daspo a tutti. Tutti. Se c'è tutta una squadra, uno stadio che fa quella roba lì, li mandi via tutti. Vedi che poi quando il gruppo diventa allora, forte, non è più una persona sola, non lo puoi fare tecnicamente. Però chiudi lo stadio. Due partite, tre partite, poi dopo così si incentiva il controllo sociale da parte di tutti gli altri, perché sennò tutti gli altri comunque continuano a lavarsene le mani. Allora chiudi lo stadio, una, due, tre partite, quando sono più di no, quando sono pochi soggetti li puoi andare a individuare con le videocamere. Sì, ma così loro dicono quello lì in pistola. Fallo quando... ma come fai tecnicamente a dare il Daspo a tutti? Non no, puoi, no, però chiudere lo stadio poi. No, ragazzi, obiettivamente i posti sono numerati e con una situazione. Bisognerebbe strutturare meglio quelli che sono i stadi interni. Curva, funziona molto meglio in Inghilterra questo sistema. E questo sistema, se c'è il gruppetto, li prendono tutti. Mm-hmm. Se riusciamo a fare un sistema in Italia fra Digos e tutto che funziona molto meglio, si può fare questo ragionamento. Comunque sì, bisogna adottare delle misure un pochettino. Va bene, Dennis, ti abbracciamo, grazie mille dello Ciao. Allora siamo veramente in chiusura. Io vi ricordo domani qua puntuali alle 13, perché ci sono Gimbo Tognazzi e Yolanda De Rienzo, un gradito ritorno e un esordio su Radio Rossonera. Grazie a Salvatore Liuzzo in regia, Emanuele Frigerio, Simone Rugiati, Daniele Sporchia, tutti voi. Torniamo domani alle 13. Ciao. Nostalgia delle vacanze? Nessun problema, ci pensiamo noi. Dall'8 all'11 novembre ti portiamo in Finlandia, alla scoperta della terra di Babbo Natale, oppure, se sei più da weekend mangereccio, dal 12 al 14, durante la pausa per le nazionali, andiamo nelle Langhe a fare il pieno di degustazioni, prodotti tipici e paesaggi mozzafiato. Per info e prenotazioni visita i siti www.sbsviaggi.it/radiorossonera o www.sbsviaggi.it/weekend oppure chiamalo 02 82 77 06 35. A Diserramenti, a Cornaredo in via Galileo Galilei 1-5, offre soluzioni per infissi, persiane, zanzariere e tende da sole. Rivolgiti ai nostri tecnici per trovare la soluzione adatta a te. A Diserramenti, il dettaglio che dura nel tempo. Per informazioni www.adiserramenti.it o chiama allo 02 93 62 634. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press. Ci vediamo domani ancora, come tutti i giorni, ore 13. Per fare tanti gol insieme.